Che paese meraviglioso era l'Italia. La vita era come la si era conosciuta da bambini. Non dico i suoi valori, ma le apparenze parevano dotate del dono dell'eternità. Si poteva appassionatamente credere nella rivolta o nella rivoluzione, che tanto quella meravigliosa cosa che era la forma della vita non sarebbe cambiata. Ci si poteva sentire eroi del mutamento e della novità, perché a dare coraggio e forza era la certezza che le città e gli uomini, nel loro aspetto profondo e bello, non sarebbero mai mutati.